proprio ieri abbiamo lanciato qui al Salone del Libro il rapporto Le favole ammazza foreste, dove dimostriamo come Giunti e Rizzoli trasformano le favole dei nostri bambini nell'incubo della deforestazione. Abbiamo chiesto ai lettori che cosa ne pensano. Giunti e Rizzoli, non distruggete la casa delle tigri di Sumatra. Giunti e Rizzoli, non compro i vostri libri se distruggete la loro casa. Non distruggete la casa delle tigri di Sumatra. Giunti e Rizzoli, non distruggete la loro casa. Giunti e Rizzoli, non compriamo i vostri libri se distruggete la casa delle tigri di Sumatra. Giunti e Rizzoli, non distruggete le case delle tigri di Sumatra. Non compriamo i vostri libri perché distruggete la loro casa. Giunti e Rizzoli, non compriamo più i vostri libri se distruggete la loro casa. Giunti e Rizzoli, non compriamo i vostri libri se distruggete la loro casa. Basta, Rizzoli e Giunti, smettetela. Chi viene classifica? Non ci posso credere. Basta comprare i libri di Giunti e Rizzoli, distruggono il loro ambiente. Giunti e Rizzoli, non compro più i vostri libri perché ci distruggete casa. Hai visto la classifica? Sì, volevo comprare un libro di Giunti e Rizzoli, ma non ci vado più.